Ciao ragazze, buon Natale. Oggi vi faccio vedere il trucco che ho realizzato per il mio Natale. Infatti, ora finisco di truccarmi e vado a fare Natale con la mia famiglia. Allora, utilizzerò un trucco velocissimo, davvero molto molto semplice, sul verde, perché ancora non avevo fatto un trucco sul verde per il periodo natalizio. Ho già steso la base e uso la palette, la Urban Decay New York City, e vado a prendere con un pennello morbido e piatto, tipo questo, il colore che si chiama Money, questo qua, che è un verde, verde dollaro, per questo penso che l'abbiano chiamato Money. E ha dei riflessi argentati, quindi prendo un pochino di questo colore e lo applico da non proprio vicinissimo all'angolo interno, e lo applico così su tutta la palpebra. Molto bello questo colore, questa palette mi piace tantissimo, i colori sono ad un pigmentato, scrivono tantissimo, basta giusto appoggiare il pennello e il colore è prelevato, cioè veramente stupendo. Poi prendo un pennello a sfumino e vado a prelevare il colore che si chiama Loaded, che è questo verdone scurissimo. In realtà è tanto scuro che a me non sembrava manco verde subito. Quindi sporco la punta del pennello e vado nella piega, lo porto leggermente fuori per dare un pochino questa forma allungata all'occhio. C'è un caldo in casa allucinante, sono in maglietta e sto veramente sudando, allucinante, incredibile. C'è niente da fare, io devo trovare una casa con riscaldamento autonomo. Allora, così. Vedete, è molto scuro, molto bello anche questo, secondo me. Cioè, sono tutti belli i colori di questa palette, mi piacciono tutti. Così. Ok, poi con un pennello, io uso questo qui che sarebbe da correttore, è il 252 della MAC, ma io lo uso per gli ombretti in realtà. Vado a sporcare il pennello con due colori. Il primo si chiama Uzi ed è questo bianco argentato, il secondo si chiama Maui Wowie, che è un dorato, anche questo glitterato con di glitter sempre argento però. Quindi io lo puccio leggermente in tutti e due i colori, vedete, il pennello è sporcato. E vado nell'angolo interno dell'occhio e tiro sul colore e vado un pochino sul verde, insomma, per amalgamarli un pochino, così. E poi ancora di nuovo sporco il pennello, così, ma molto più sporco di quello che è in realtà. E vado sotto l'arcata sopraccigliare, anche qua lo sfumo un pochino con il verde per non avere uno stacco netto, meglio anche di qua. Ok, così praticamente abbiamo finito. Ora metto matita nera dentro e fuori e uso questa qui della Kiko, quindi abbondante sotto. Ok, molto semplice, non vado a tirarla fuori da niente, poi prendo un pennello piatto, questo, per esempio uso il colore che si chiama Cush, questo qua, che è un verde un po' più intenso, e sporco la punta del pennello, così vedete, così, e vado a sotto l'occhio, vicinissimo alle ciglia, vicino alla matita nera, a stemperare un pochino. Così, non so se si nota, dà un po' di luce perché è un po' più chiaro come colore.
forse. Ok, a questo punto vado a mettere il mascara. Io sto ultimando questo qui della Kiko, l'Extra Curl. Ecco fatto, il trucco è praticamente concluso. Ora metto sulle labbra, ero un po' indecisa. Alla fine ho deciso di mettere solo un pochino di rossetto dorato della Essence, il numero 03 Iron Goddess. Così. E sulle guance una appena appena una spolverata di terra. Allora. Ultimato, davvero molto semplice e veloce. A me piace molto, ma è il mio periodo verde, lo chiamerei. E niente, ci sentiamo a prestissimo. Tanti auguri di buon Natale a tutte. Un bacione davvero grandissimo e spero che il trucco vi piaccia. Ciao ragazze.